Buonasera, apriamo il Consiglio Comunale con l'appello, prego segretario. Buonasera, Caldinelli Romano. Presente. Savoldi Gianfranco. Presente. Passeri Daniel. Presente. Pietro Boninada. Presente. Trotti Angelo. Presente. Melotti Ugo. Presente. Melotti Camilla. Presente. Lazzarini Marco. Presente. Ghensi Nadia. Presente. Pietro Boni Teodoro. Presente. Caldinelli Michela. Presente. Sono tutti presenti. Allora passiamo al punto numero uno dell'ordine del giorno. Lettura ed approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente del 27/7/2024. Prego segretario. Allora le deliberazioni sono la deliberazione numero 21, la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 19 giugno 2024, la deliberazione numero 22, surroga del consigliere dimissionario del gruppo di minoranza Pietro Boni Franco, la deliberazione numero 23, verifica degli equilibri di bilancio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico degli enti locali, la deliberazione numero 24, approvazione e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'articolo 175,8 del testo unico degli enti locali. Deliberazione numero 25, aggiornamento piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale. Deliberazione numero 26, approvazione convenzione con il Consorzio Forestale Due Parchi per il conferimento della gestione del patrimonio agrosilvopastorale comunale. Deliberazione numero 27, approvazione aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Ci sono delle osservazioni? Io. Bevo. Devi tenerlo premuto. Vero? Allora, grazie Romano, buonasera a tutti. Innanzitutto devo dire una cosa sulla forma del Consiglio. Non so se non si usa più appendere nelle bacheche l'avviso di convocazione o se è stata una dimenticanza. Io non l'ho visto pubblicato da nessuna parte. Penso che col Brizio era malato, la prossima volta andrò io a... Sì, sì, comunque... Sì, ci scusiamo, è stata una dimenticanza. No, ecco, se è una dimenticanza... È una dimenticanza, sì. Se è una dimenticanza, non è niente. Poi, allora, niente da dire sui verbali, naturalmente sono fatti nella maniera giusta, però cioè io naturalmente la mia dichiarazione di voto è di astensione perché logicamente non c'ero. Però visto che anche l'ultimo consiglio era stato detto che era stato fatto in fretta e che alcuni non erano riusciti a partecipare, se mi consentite io avrei alcune delucidazioni da chiedere sulle varie delibere, se è possibile io chiedo. Certo, certo. Oh, ok, grazie. Perché innanzitutto devo parlare del mio insediamento perché è la prima volta che sono qua e quindi mi sono già congratulato, comunque mi congratulo con la nuova maggioranza per il risultato raggiunto. Ringrazio chi si è recato al voto e naturalmente mi ha votato. Ringrazio altresì i miei compagni di squadra perché hanno creduto in me sin dall'inizio, candidandomi come vice sindaco ed ora ritenendomi la persona adatta a ricoprire il ruolo di capogruppo. Spero di non deluderli. Per quanto riguarda Franco, lo ringrazio ancora per avermi ceduto il posto, l'onere e l'onore. E devo però dire che Franco non è capitan Schettino, non ha abbandonato la nave, ma continuerà a fare gruppo con noi. Eravamo mono unita prima e ancora di più lo siamo ora. La nostra sarà una minoranza attenta e propositiva. Se i vostri intenti rispetteranno i nostri principi, saremo a favore, altrimenti discuteremo. Due parole anche all'amico Ugo. Hai fatto una scelta coraggiosa
e politicamente scorretta, scelta che non condivido ma rispetto. D'altro canto, il ruolo che mi compete mi porterà delle volte a scontrarmi, nulla di personale, quando usciremo di qua amici come prima, e così con tutti, perché finito il consiglio tutti amici. Poi, per quanto riguarda la convenzione del consorzio forestale, siccome siamo stati tirati in ballo nell'ultimo consiglio di Temù, io chiedo al sindaco, che lui probabilmente sarà a corrente, che variazione è stata fatta alla nuova convenzione, perché a Temù hanno detto che non si potevano fare variazioni, che hanno incudine, hanno portato delle variazioni alla convenzione. E non so se tu sei al corrente che variazioni sono. Posso? Sì, su questa sì, dopo. Allora, le variazioni sono due. Una, che quando venivano diciamo tagliati i lotti di legname, che il 90% andava al comune e il 10% restava al consorzio forestale. Okay. La seconda variazione sulla convenzione, che dovremo portarla al prossimo consiglio per rifarla, era sulla questione dei 12.000 euro che il comune di Monno gira al consorzio forestale. Noi avevamo chiesto che il 50% venivano ridati in lavori, ma questo dopo l'ultimo decreto regionale è incongruente e dovremmo andare a cambiarla. Queste sono le due variazioni che noi avevamo fatto a confronto di quella di Temù e di Pontilegno, che poi dopo sulla questione del 90% è facsimile, detta o scritta diversamente, ma la sostanza è quella. Sì, beh. E quindi dobbiamo variarla noi in sostanza, perché lui ha detto vedremo chi la deve variare, se non lui. Non la dobbiamo variare noi, quella del 90%. No, sì. Quella del 12.000 euro, okay. Del 50%. Poi, per quanto riguarda il programma delle alienazioni, anche qua nulla in contrario alla proposta dell'alienazione, perché il mio gruppo ha votato a favore, quindi è solo delle delucidazioni, perché all'inizio io ero rimasto un po' così, non avevo capito dove era ubicato il terreno che fa parte dell'alienazione. Sono andato, avevo capito che era vicino alla casa dell'Antonio, sì, ignoranza mia, non è che... E poi sono andato a vedermi i numerini, ho visto che fa parte di un residuo PL, di cui fa parte anche un terreno del vice sindaco, fra l'altro, in questo residuo PL. E adesso chiedo, è ancora un PL? In più, i tre numerini che sono stati ceduti sono stati creati ad hoc per la cessione, o c'erano già e è stata costruita la strada su quei tre numerini? In più, se era un PL e quel terreno era previsto a parcheggio, presumo che rimanga parcheggio, o viene cambiato anche la destinazione? Se lei avesse seguito il consiglio oppure avesse chiesto informazioni ai suoi colleghi di minoranza, l'avrebbero spiegato, perché l'ho spiegato molto bene, che la strada di via Sinti era stata costruita per 1,30 m sul terreno del PL. Ma su quei numerini lì? Numerini, sul PL. Dopo io ci sono 3-4 numerini, ma non mi interessa. Su quella porzione del PL. No, perché se dopo uno viene ancora a dirti che ho costruito la strada su quei tre numerini, no, gliela cediamo ancora. Come la cediamo ancora? Ma scusa, forse dovresti andare su a vedere bene le cose. Allora, noi abbiamo ceduto a noi per... su quel PL lì, dopo che ci sono tre numerini o quattro, il PL è unico, è uno. Dopo ci sono detto tre numeri, questo non lo so. I tre numeri sono sulla strada, lo so io.
sono quelli che sono ceduti sulla strada. Sì, dico, se due o tre numeri, questo non so, il PL è uno solo, è unico il PL, la zona del PL, l'ultima rimasta è uno solo. E quindi c'è anche il terreno del vice sindaco. No, quello che... no, ma stai parlando dell'attuale vice sindaco? Sì, l'attuale, l'attuale. Non di quando è stata fatta la... No, no, l'attuale, l'attuale. Del Ugo, allora sì, sì, chiamiamolo Ugo. Va bene, va bene. va bene, ma non capisco il... non riesco a capire il nocciolo della questione. No, 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 sta solo spiegandomi. E niente. Allora, la strada... Fra l'altro non è del Ugo, del vice sindaco, ma è della figlia del vice sindaco. Sì, sì. C'è un po' di differenza. Il lotto che stiamo parlando è dove inizia via Sinti, da via Salina, sulla destra, andando su, sulla destra, okay. Sopra quella cascina che c'è su, quella cascina che c'è su adesso dell'Albino, mi sembra, dell'Albino, mi sembra. Lì cosa è successo? Che la strada è stata costruita per 1,30 m su quel PL lì, su quella porzione di PL lì, su quel PL. Allora, i nuovi proprietari hanno detto: io la strada, il mio 1,30 m lo voglio perché l'ho pagato. Giusto. E saremmo andati, invece di avere una strada di 4 metri, di averla di 2,70 m. Si poteva anche pagare come si fa dappertutto. Con pagare? Pagare il terreno, comprarlo. Invece questa amministrazione, invece di pagarlo, ha fatto una scelta di dare i parcheggi. Sì, no? Giusto. Così abbiamo risparmiato anche i soldi del anche sul bilancio, perché qua... Beh, risparmiato... Abbiamo risparmiato sul bilancio, abbiamo risparmiato sul bilancio. Ma e cosa paghi a catastare la nuova variazione? No, adesso la permuta era... La permuta l'abbiamo fatto sulla alienazione, non va a catasto. Non va a catastro. Ma se l'hai detto te l'altra volta che ci sono le spese di accatastamento. Sulla alienazione mi diceva il segretario che non va fatto il catastro. L'abbiamo acquisito su come. Non ci sono spese? Non ci sono spese per l'alienazione? Le spese di registro. Ah. Beh, allora se noi andavamo a comprarlo erano 10 volte tanto. Lei che ragioniere dovrebbe fare qualche conto e saperlo. Se vuoi puntualizzare su questo gioco qua mi trovi un prato aperto. Ma non devi... Non... La maggioranza ha deciso di fare una permuta tra il parcheggio, i 33 metri, i 32 metri di parcheggio con i 33 metri di strada. Questa è stata la scelta della maggioranza. Aiuto che lei mi viene a dire che dopo costa di più, costa di meno, a me penso che se andavamo a pagare 80-90 euro al metro quadro i 33 metri erano 3.300 euro e se le spese di registro sono solo 300 euro penso di aver fatto risparmiare le casse comunali. Sì, ma ascolta, guarda che non è che bisogna incazzarsi. Io chiedo. Mi sono arrabbiato, io sto spiegando. Fatemi vedere lei addirittura. Mi hai detto sempre. Sì, ma. Ti ringrazio, ti do del tu, grazie. Sì, no, no, perché, cioè, io ti ho solo chiesto, tu mi hai dato le tue ragioni e io ti. Basta, per me è finita solo se del parcheggio, se rimane parcheggio, se invece fanno come. Però se hai fatto la permuta non c'è più parcheggio. Quindi, sono stato chiaro, quindi su quel PL lì non c'è più il parcheggio. Il parcheggio. Quei 32 metri quadri. Lo abbiamo spostato su quello del vice sindaco, una battuta. Io prendo il vice. Penso proprio di no. No, è una battuta, vai, che è un lotto. Sono già stati pagati gli onori. No, poi vabbè, lui ha partecipato alla votazione, ha detto che è di sua figlia, quindi non c'entra niente, se no c'è anche conflitto di interessi, se fa parte del PL, però sono tutte cose che... D'altronde, Romano, non devi prendertela, ma siccome il ruolo che mi hanno assegnato è questo, io lo esercito, non per rompere le balle. No. Te l'ho detto prima che io esco di qua, amici come prima. Certo, ma ci mancherebbe. Ecco. E io, siccome che quando ci siamo insediati, questa amministrazione è per la trasparenza. Esatto. E io sto spiegando, vi sto spiegando tutte le cose. Che i parcheggi non ci sono più perché la maggioranza ha fatto una scelta. Che la mia non stia bene, non stia bene, questa è stata la scelta della maggioranza. Ho detto prima che ci sta bene per... Quando è stata approvata la lottizzazione? Ci sta bene perché... Quando è stata fatta la lottizzazione? Ma no, stiamo parlando adesso. Adesso quando abbiamo fatto la...
Sì, sono d'accordo, ma l'area faceva parte di sì, ma non c'entra niente quello, cioè te l'ho detto che non ha non niente in contrario, perché abbiamo votato a favore, era solo per chiarezza. Ok, poi per quanto riguarda le variazioni di bilancio, il parcheggio in via Valtellina, 1.090.000 mi sembra di aver capito adesso, un euro più o meno, e si può sapere da dove arrivano, come sono finanziati questo 1.090.000, quanti box dovevano essere costruiti, quanti ne sono stati costruiti effettivi e quanti sono stati venduti e quanto era stato il prezzo iniziale stabilito. Allora, dobbiamo partire con il primo progetto di 18 box per un costo totale di 1.600.000 euro. E abbiamo deciso che era troppo l'onere a carico del comune, perché abbiamo preso 500.000 euro da Regione Lombardia. I box, ecco, con la seconda progettazione abbiamo fatto 15 box, che sono stati tutti venduti al costo di 22.000 euro l'uno. Allora 500 più 350 andremo a 850. 500? Più 1.000 euro dalla Regione Lombardia, okay. Più 350 dalla vendita dei box, andiamo a 850, andare al 1.078 abbiamo fatto 200.000 euro di un mutuo, che però adesso l'abbiamo fatto flessibile, mi sembra di dire, flessibile, che non abbiamo ancora aperto, perché adesso vediamo la fine dei lavori e pensiamo di, se riusciamo, di non fare il mutuo. Sì. Il mutuo verrà acceso a fine lavori, a fine anno, mi sembra. Sì, ho capito, ma non manca 200.000 euro, bisognerà fare. E c'era il ribasso d'asta, ci sono un po' di economie, adesso vediamo. Che lo facciamo anche di 80.000 euro il mutuo. Sì, sì, no. Ecco, allora noi siamo partiti per avere la copertura, perché nelle cose pubbliche bisogna avere la copertura finanziaria per poter appaltare il lavoro. Allora, per poter appaltare il lavoro abbiamo fatto un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti di questo mutuo flessibile, che non viene aperto al momento, diciamo, dell'appalto, ma viene aperto a fine anno. Noi a fine anno avremo finito i lavori e avremo la contabilità finale e vedremo quanti soldi andremo a mettere, il comune va a mettere su quell'opera lì. Però non è solo i parcheggi, perché c'è tutto anche, non c'è solo diciamo i box, poi c'è tutto anche, diciamo, l'entrata del paese. C'è tutto l'entrata del paese. Sì, ma guadagniamo parcheggi o li perdiamo? I parcheggi sono tutti uguali, come prima, sopra. Se non ne perdiamo, perché no, dove viene fatta la rotonda? Qua, prima, dove c'era l'entrata, non c'era parcheggi, qua così almeno quattro parcheggi ci sono, però dai parcheggi che c'erano prima a questi attuali sono uguali, quindi sopra. Sì, quindi non abbiamo guadagnato posti parcheggi. posti macchine non abbiamo persi, ok, va bene. Poi la seconda volta che era, che sono stati venduti, perché prima erano stati venduti a un prezzo superiore, erano stati messi. No, abbiamo fatto solo. Abbiamo messo l'avviso chi voleva comprare il garage. E poi? E abbiamo detto al costo di 22.000 euro. Non abbiamo fatto noi due volte l'appalto. Perché ti dico, perché qualcuno mi ha detto a quel prezzo lì lo compravo anch'io. Sì, si metteva in nota, scusa. Allora l'ultimo garage l'abbiamo venduto due mesi fa, l'ultimo garage. Ah. Perciò se quello lì vuol dire stupidate o si dà una mossa o legge i comunicati dell'amministrazione. No. Va bene, cioè, io dico quello che mi dicono dopo. Sì, tu hai detto giusto com'è andata, basta, per me va bene. Invece poi un'altra cosa, che questa esula poi dalle variazioni, è per quanto riguarda i 2.000.000 che hai detto delle due frane là e giù a Iscra. I lavori... cioè, sono finiti così, viene realizzato qualcosa lì dopo il ponte dei Muli, e se è previsto qualcosa sul ponte,
perché io ci sono passato diverse volte e i legni del ponte ce ne sono due o tre che sono andati. E io lo segnalo dopo. Il sindaco pensa anche a questo, il sindaco pensa anche a questo. Allora, il primo lotto di 700.000 euro è stato già ultimato, che è quello lì, dai pundimo lì sopra. Sì. Il secondo lotto da 700.000 per una PCE lo stanno finendo e nel, diciamo, nel computo metrico c'è anche la sostituzione dei legni del ponte. Di là del ponte dei muli verrà fatta l'area picnic. Come abbiamo detto e come lo sanno tutti, è una vita che lo diciamo. Adesso quando andremo a iniziare a breve il parcheggio su da Santel, lì prima del campo sportivo, quella terra nera che c'è su, 10 camion li portiamo là per fare l'area picnic, anche perché è dentro tutto un progetto che del ponte che si farà all'unione, che unisce le due valli, quello della Valeriana e quello della Costa. Adesso andremo a spendere dei soldi anche per la sistemazione della via di Gredos, più tutta la strada, diciamo i punti più brutti di quella della centralina, parliamoci, quella che viene da Framon, l'asfaltatura per arrivare fino sotto San Brizio, fino giù alla, dove poi ci sarà la sopraelevata, il passaggio sopraelevato che va a collegarsi, diciamo, verso la Valeriana. E lì allora chi ha usufruito di questa pista ciclabile daremo una chance di fermarsi a fare, non so, un break a Pudimoli. Questo è l'idea che andremo a fare. Buonasera a tutti, posso intervenire anch'io in questo? Certo. Allora, dato che nel nostro programma elettorale, come anche nel vostro, c'era la valorizzazione del paese, mi collego per quanto riguarda la zona del picnic dove c'è il cartello Monno Bice, per intenderci. In parte mi hai già risposto, in altra parte volevo chiedere più o meno come, se c'è un progetto di come verrà finalizzato il lavoro lì dell'area picnic, primo. E parlando sempre di decoro urbano, se avete in previsione di sistemare anche quello che ormai è diventato un deposito, non più un parcheggio davanti al cimitero, e anche sul campo sportivo. Parto dall'area picnic, non è che si va a fare robe soprannaturali, si fa quattro tavoli e un paio di barbecue, tutto lì, non è che okay. Andiamo a fare altre cose. Per la questione del parcheggio giù di fronte al cimitero, allora avete visto anche voi, e con questo ci scusiamo per le difficoltà che abbiamo dato ai cittadini, però avevamo in giro 4-5 cantieri per il paese e giustamente alle ditte un deposito materiale lo si doveva dare. Adesso devono ancora finire i lavori giù agli attaccanti, devono ancora finire i lavori giù, la sistemazione giù al parcheggio del cimitero, e anche lì verrà ancora tutto a posto. Poi avevi chiesto sul campo sportivo, anche lì abbiamo aspettato quest'estate, perché adesso daremo inizio all'area ecologica, che abbiamo già fatto un accordo con Vacamo Servizi che la farà lei, noi dobbiamo solo fare gli scavi per portare, diciamo, i corrugati per la corrente e per la videosorveglianza. Perciò là diventerà l'area ecologica. E poi si pensava anche in paese di mettere due non so che si dice, mini isole ecologiche, perché andare fino sul campo sportivo mi sembra un po' lontano. Però questo è tutto ancora da valutare. Su là è già a posto, abbiamo già l'ok dall'ANAS, è tutto a posto. E invece le due mini isole dovremo poi valutare con la Valcano Servizi dove posizionarle. Ok. Per quanto riguarda l'area picnic, ma non era meglio lasciargli quegli alberi che c'erano, che si metteva quattro tavolini, mi sembrava che l'era già a posto, perché fra l'altro erano alberi secolari e tutti belli, non ce n'erano di quelli del bostrico, ve ne avete chi del bostrico del telefono.
guarda, io ho già problemi e non volevo andare là a mangiare una bistecca e una pianta mi ritirava vento e via sulla testa. Come succede, basta girare i boschi, se uno gira un po' i boschi vede tutte piante sradicate, sane, non bostricate. Ecco, io non voglio evitare i problemi, non aumentarli. Grazie. Prego. Basta. Allora metto in votazione, ecco, vice sindaco, no, grazie. Vorrei dire qualche cosa sull'intervento che ho fatto per il mio, a mio nome, cioè per il mio nome, nel senso che non riesco a capire perché credo che non sia un argomento da portare al Consiglio Comunale, la scelta che ho fatto lì. Che a voi non dispiaccia, non posso prenderne atto, però credo che non sia il posto giusto per fare apprezzamenti o altro sulle scelte che uno fa. Se avete partecipato alla presentazione della lista e se avete ascoltato, io ho dato le mie motivazioni e credo che siano più che sufficienti. Comunque mi meraviglio di questo apprezzamento fatto in Consiglio Comunale. Un'altra cosa che mi pare che se ogni volta che si fa un consiglio, vabbè, forse questa volta è giustificato il fatto che il Teodoro non c'era e quindi va bene, ma se ogni volta che si fa la lettura delle delibere fatte precedentemente, mi pare che si sta facendo un doppione di un consiglio già fatto, insomma, ecco, e basta. Ma noi infatti prima abbiamo chiesto se potevamo avere dire delle osservanze, insomma, non abbiamo preso così di nostra spontanea iniziativa andare contro quello che era già stato votato. Poi vabbè. No, vi ringrazio. Vi abbiamo ascoltato, replica? Sì. Prego. Ma solo perché io l'ho detto prima, non volevo offendere nessuno, ho solo fatto l'intervento perché è la prima volta che c'era l'occasione. Io alla presentazione non ho partecipato, questo è ufficiale. Io ho detto come la pensavo e se hai ascoltato bene, ho detto che è una scelta che non condivido ma rispetto. E rispetto e in più ho detto che ho fatto questo intervento per dire che io se politicamente potremmo essere amici ci toccherà scontrarci, però amici come prima. Questa era la logica del mio intervento. Se tu poi vuoi prenderla come polemica e vuoi offenderti, me ne scuso. Se ti ho offeso, me ne scuso. Ho l'impressione che stai esagerando ancora di più, perché se tu pensi che io ho scelto questa di fare questo, accettare di entrare in lista con questa maggioranza, con questo gruppo, non c'entra niente politicamente parlando. Io credo che la politica dei nostri comuni, la politica in genere, non debba contare. Se tu ritieni di essere dalla mia parte, io dico che politicamente parlando sono rimasto dove ero prima e lo sono tuttora. Se poi ci dobbiamo scontrare quando ci troveremo fuori, va benissimo, ma credo che qui siamo fuori tema. Chiudiamolo. Mi pare di sì. Credo che non doveva neanche essere tirato un ballo. Ognuno può dire quello che pensa. Stavamo vedendo quello che è stato fatto il consiglio passato, no? Quindi è un argomento che non c'entra neanche per caso. Sì, però
te l'ho detto all'inizio, è la prima volta che io partecipo, anche voi, il primo consiglio avete fatto la prosopopea della storia del paese, della piazza, dei frati, e nessuno vi ha detto niente. E avrò il diritto anch'io di presentarmi, di ringraziare chi mi ha votato o no? Ringraziare per tirare in ballo le scelte che un cittadino qualunque fa, credo che non sia il caso. Comunque adesso piantiamolo lì e basta. Appunto. Ti chiedo di piantarlo. Tutti a posto? Posto, posto. Ora metto in votazione il punto numero uno del giorno, lettura e approvazione dei verbali e delle deliberazioni adottate nella seduta precedente del 27/7/2024. Chi è favorevole? Chi si astiene? Io. Io. Tre astenuti. Tre, che è il terzo. Camilla. E Mauro. Contrario nessuno. Allora, 8 favorevoli e 3 astenuti. E 3 astenuti. Allora passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo di minoranza ad oggetto. Verifica stato di attuazione della convenzione in essere tra il Comune di Monno e la società Monno Service SRL per la gestione passata, presente e futura del centro Camon. Prima di aprire la discussione vorrei leggere. Dovrebbero leggere loro l'interrogazione prima, no? Ah, va bene. Leggo io o prima voi l'interrogazione? Se posso dire. Prego. Allora. Noi abbiamo convocato questo consiglio perché al primo punto del nostro programma c'è la trasparenza. Camon è stato un nostro asilo perché ce l'abbiamo nel cuore. In occasione della presentazione della nostra lista avevamo detto che in caso di elezioni avremmo parlato con chi gestisce Camon per poi indire una riunione pubblica per spiegare alla popolazione come è gestito Camon. Pertanto abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio, non essendo noi stati eletti, per dare la possibilità alla gente di capire come è andata la gestione di Camon finora, come è gestita adesso e quali sono gli intendimenti per il futuro. Buon. Allora io ti ringrazio anche perché diciamo la riunione, un consiglio comunale di fine anno avremo parlato di questa cosa qua, perché avremmo aspettato a fine anno per tirare insieme tutti i conti, però giustamente voi ci avete chiesto e noi oggi siamo qua a rispondere dell'interrogazione. Ecco, prima di mettere in discussione, di fare delle diciamo discussioni e così, vorrei leggere un prememoria delle cose. La riunione straordinaria di questa sera è inerente all'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza sulla verifica dello stato di attuazione della convenzione tra società Monoservice e del Comune e sulla gestione del centro culturale Camon. Il Comune di Monno ha affidato tramite convenzione registrata in data 18/02/2023 alla società Monoservice la concessione in comodato del fabbricato e il coordinamento delle attività al fine di poter gestire il progetto denominato Camon per continuare e potenziare l'attività avviata in forma sperimentale negli anni precedenti. La convenzione è stata firmata dal sindaco per il Comune, dal presidente di Monoservice a quel tempo Nicoletta Ghensi e dal segretario comunale dottor Fabio Gregorini. Altresì viene confermato il paternaliato siglato in data 14/03/2022 tra il Comune di Monno, la Comunità Montana di Valle Camonica e la cooperativa sociale Il Cardo per lo sviluppo e gestione di Camon, finalizzato ad individuare le modalità gestionali e di sviluppo del centro trovando opportunità di finanziamento attraverso bandi regionali e ministeriali.
Tutti gli enti coinvolti sono tenuti a operare per rendere sostenibile la struttura dal punto di vista finanziario. Il comune partecipa tutti gli anni con proprie risorse. In alternativa si è ipotizzato di affidare ad un'associazione privata la gestione della struttura, la cooperativa o quant'altro, ed è emersa subito la criticità di chi si deve assumere il rischio di impresa, poiché le eventuali perdite dovevano essere ripianate dai soci. Questo sono stato io il primo a dire che era un po' improponibile fare queste cose qua, perché se il Monoservice e la Camone erano in deficit, i soci della cooperativa dovevano di tasca loro ripianare i debiti. Il rinnovo del CDA della Monoservice è stato fatto in data di 11/07/2024 e risulta così composto: il presidente Germano Melotti, i consiglieri sono Antonioli Livio e Fostelli Paolo, di cui godono la massima, diciamo, che sono ben accetti dall'amministrazione. Prima di procedere alla nomina del nuovo CDA è stato richiesto, seppur la modalità non sia completata nello statuto di costituzione della società, al gruppo di minoranza di indicare un loro rappresentante, ma l'indicazione non è stata accolta. La Monoservice si occupa prettamente della parte amministrativa e logistica di Camon, e la persona di riferimento tra il collegamento tra l'amministrazione di Mono e Monoservice è Gianfranco Savoldi, il nostro capogruppo. La parte culturale è gestita dall'assessore alla cultura Nada Pietro Boni, con il supporto di Marco Lazzarini. L'indirizzo generale di gestione è perseguito in sintonia tra l'amministrazione comunale e il CDA di Monoservice. In questo periodo stiamo valutando tutti gli aspetti organizzativi del Centro Camon per formulare la soluzione migliore, che sia in ambito finanziario che organizzativo. Stiamo incontrando gli enti, le associazioni, i gruppi che partecipano al progetto Camon per avere riscontri e idee. A tale proposito abbiamo già incontrato le donne del filo, definendo nei dettagli operativi la loro partecipazione. E qua devo dire che sono rimasto stupito, anche se ero sindaco prima, ma l'ho detto anche quando abbiamo presentato la nostra lista, che io ero in una situazione un po' particolare, perché essendo sindaco recentemente e candidandomi sindaco, avendo detto che se eravamo eletti dovevamo dare una svolta a Camon, mi sono trovato dalle donne del filo delle cose che io non le sapevo. Come già detto, ribadiamo che la struttura Camon è a disposizione dei monnesi, con la possibilità di utilizzo gratuito con le età inerenti e le finalità del centro ricreative, culturali e artigiani. Il tutto sarà normato da un regolamento che stiamo predisponendo e che, una volta terminato, sarà reso pubblico. Allora inizio io col dire che è vero, cioè è stato chiesto di avere un rappresentante all'interno di Monoservice e noi ci siamo rifiutati, in quanto non avevamo trovato la trasparenza che cercavamo, e infatti siamo qua a chiedere delle lucidazioni stasera. E ci tengo anche a dire che siamo qua anche come rappresentanza dei cittadini, quindi anche da parte dei cittadini non c'è chiarezza in questo, e quindi è per questo che abbiamo chiesto anche questo consiglio comunale, per chiedere e ribadire, magari serve anche solo ribadire, ma è giusto farlo, quelli che sono le convenzioni tra Monoservice, Camon e tutto quello che ci sta dietro. E poi, per quanto riguarda appunto che noi ci siamo rifiutati, tu mi hai detto i nomi adesso, se voi volete considerare Paolo Faustinelli come nostro rappresentante, a noi va bene. Mi spiace, ma ormai l'acqua passata non macina più. Sì, beh, a noi sta bene. Sta bene, che sta bene la commissione che avete fatto, stanno bene i nomi, non è che noi non ci cambia niente, però tengo anche a precisare che la convenzione che è stata fatta con Camon, della gestione di Camon con Monoservice, è stata fatta di una unità locale secondaria. L'attività principale di Camon e la gestione delle centraline. Pertanto il presidente di Monoservice, la sua attività principale sarà quella della gestione delle centraline, visto che ne state facendo una
anche sui Mortirolo, chiedo se la gestione passerà a monoservice o se invece la farà ancora il comune, perché torno a ripetere, l'oggetto principale di monoservice è la gestione delle centraline e non la gestione di Camon che gli è stata affidata dopo. Comunque poi anche per la gestione di Camon a me amministrativamente va bene che sia, anche perché è una società in house che però il comune ha il controllo di questa società e le direttive giustamente l'hai detto anche te, le direttive le deve dare il comune, non è che monoservice va avanti da sé per quanto riguarda la gestione di Camon. Noi eravamo anche disposti a proporre sugli indirizzi di fare una commissione con a capo l'assessore alla cultura e noi, se ci riservavate un posto, entravamo, ma questo non per la gestione amministrativa ma per gli indirizzi di Camon, perché non so se tu il tuo intervento è finito, la spiegazione della gestione di Camon è questa o c'è ancora una parte, perché a me, cioè, mi aspettavo di sentire tutt'altro, perché io ho chiesto dall'inizio costi e benefici, e badate bene, non ricavi, costi e benefici, perché se Camon è stata data una visibilità al paese, a me se sono stati spesi anche 10.000 euro ma è stata data visibilità al paese, a me va bene, perché i soldi spesi, almeno dal nostro programma, i soldi spesi nella cultura, nel sociale e nel turismo soprattutto, sono ben spesi secondo noi. E un'altra cosa, io ho partecipato da esterno ad alcune iniziative, non so voi se ne volete parlare, perché anche l'ultima iniziativa io ho assistito, ho visto che eravate presenti anche voi, c'erano presenti due del Ministero della Cultura, c'era presente la Regione, e quindi penso che sia stata una cosa eccezionale che ha dato visibilità al paese. E i ragazzi che c'erano sono andati a dormire in un posto del paese, quindi è stato dato anche del lavoro al paese, sono andati a ristorarsi presso un ristorante, quindi ha portato anche beneficio. Questo sono alcune indicazioni, poi mi aspetto di sentire le vostre, perché questo è un punto a vostro favore. Non... Prima di passare la parola al nostro capogruppo, che diciamo snocciolerà diciamo le cifre, voglio dire una cosa: sia nella passata amministrazione che in questa presente amministrazione io ho sempre messo in prima posizione il risparmio del comune, perché spendere i soldi dove vanno spesi si spendono, ma se si può risparmiare si risparmia. Così è per la questione di Camon. Monno, dopo lo dirà diciamo chi fa i conti, l'amministrazione comunale di Monno ha sempre messo i soldi a Camon, perché se ce li mette è segno che l'amministrazione ci tiene a Camon, però li mettiamo se servono, non è che possiamo spendere 50.000 euro per la cultura, perché Monno non si può permettere 50.000 euro. Faccio un esempio, non prendete per riferimento, do delle cifre così per fare esempi. Monno non si può permettere di spendere 50.000 per la cultura. Questa amministrazione ha dato un budget di 15.000 euro all'anno. Qualche anno abbiamo speso di più, ma il nostro obiettivo è quello di ridurre ancora quella cifra lì, ad avere gli stessi, diciamo, la stessa risonanza, le stesse aspettative. Questo è un punto fisso. Sulla questione
della, diciamo, della monoservice, noi abbiamo tre punti fondamentali e tutto il gruppo in maggioranza è concorde. Primo punto, riuscire a portare a Monno la CIM, la centralina elettrica Mortirolo, quella del tedesco. Quella è la prima cosa che ci teniamo. La seconda è quella che stiamo già, diciamo, siamo già avanti sulla questione della centralina del Mortirolo, che è una piccolina, non è che sia diciamo una centralina grossa, però 140.000 kilowatt annui. Poi stiamo facendo i preventivi per un fotovoltaico vicino a Camon di 33 kilowatt con 10 kilowatt di batterie, e poi stiamo vedendo delle mini centraline sull'acquedotto comunale. Questo è quello che l'amministrazione darà mandato a Monoservice di fare preventivi. Ecco, la risposta al Teodoro è che la gestione della centralina del Mortirolo verrà data a Monoservice. L'abbiamo creata apposta, l'abbiamo creata. Non è che creiamo una società e poi facciamo le centraline, ce le teniamo noi. La facciamo perché abbiamo creato a Monoservice. E anche sulla questione della Camon, il comune non può gestire Camon. Perché se noi dobbiamo stare qua a gestire Camon, se uno che va a comprare un etto di prosciutto dobbiamo fare una determina, abbiamo giù gli uffici ingolfati. Abbiamo fatto appunto Camon per snellire la questione, perché Camon, Monoservice dà indirizzi a Camon, se c'è da comprare qualcosa, comprare Monoservice, compra, non il comune, sennò come tra determini, impegno di spesa, variazione di giunta, variazione di bilancio, consiglio comunale, il prosciutto va a male. Prego. Certo. Io torno indietro un passo e torno a quando abbiamo fatto le presentazioni delle nostre liste, cioè per riferimento a sempre a Camon. Durante la nostra serata ci era stato chiesto cosa pensavamo di realizzare nel centro di Camon, e anche nella vostra serata è stata fatta la stessa domanda. La mia risposta era stata quella, però è registrata, potete andare a sentirla perché c'è registrata, che non ritenevo giusto che a Monoservice era stata data in carico la gestione di Camon, perché io ero più favorevole a formare un'associazione, perché l'associazione può partecipare ai bandi, può accedere ai bandi, può vendere. La stessa domanda fatta alla vostra serata, Romano, tu hai risposto che non è, perché io avevo detto che perché dei prodotti fatti dalle nostre donne e dei figli, dei prodotti locali, non si erano potuti vendere quando sono andate alle fiere. Mentre la tua risposta è stata quella: no, non è vero, si può vendere. Ok. Luglio 2024, una mia amica mi chiede di andare a prendere due pacchetti di grissini. Vado, la custode, a mia sorpresa, mi dice che i grissini non si vendono più a Camon. Ok, prendo la visura camerale, perché quella abbiamo recuperato la visura, c'è proprio scritto, e voglio anche leggerlo, il codice dei commerci all'ingrosso, zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno. Poi addirittura è stata individuata una superficie di vendita del settore alimentare di metri quadrati 13, quindi vuol dire che avete individuato anche la stanza di dove vendere dei prodotti, perché anche prodotti locali. Ottobre 2023, localizzazione numero 1 di commercio al dettaglio di grissini e altri prodotti tipici alimentari. Non abbastanza, c'è ancora attiva, e questa l'ho stampata perché c'è la scia di vendita attiva ancora. Quindi so che i grissini poi adesso si possono reperire nel centro Spesa Mossini, però vi chiedo
come mai questa decisione e qual è la differenza dal guadagno, cioè vendendoli in negozio, vendendoli direttamente sul posto. L'italiano è una cosa perfetta, perfetta. Bisogna sapere. E se uno parla tanto per parlare e non sta attento a quello che legge, questo è pericoloso. E cosa ha detto? Che su Camon la vendita? L'ingrosso è al dettaglio. Al dettaglio. No, legga bene, non al dettaglio, all'ingrosso. No, c'è anche al dettaglio. C'è l'italiano, l'italiano. No, l'italiano, all'ingrosso ho detto. Allora, la c'è anche il dettaglio. A me, io so quello che ha detto lei, sto rispetto a quello che dice lei adesso. Commercio al dettaglio di Grissini e altri prodotti tipici. A me lei ha detto all'ingrosso, ha detto. Sì, però mi ecco. No, io ripeto, difatti, prendiamo. Ecco, lei prima di parlare chieda il permesso, che qua siamo un consiglio comunale e se lei vuol parlare, bene. Ecco, ha la mano sulla maggioranza, gli dà bene, se non le dà fa silenzio. Ecco. Prego, faccia silenzio. Ecco, basta. Noi abbiamo questo potere di farlo. Ecco, lei. Cioè, mi conto di distinto, non sono maleducato come lei, visto che ha preso la parola senza chiedere il permesso in un consiglio comunale. Prego, adesso rispondo a no, perché cosa. Voglio dire tutto, perché uno è l'ingrosso e l'altro vuol dire. Ecco, all'ingrosso, perfetto. E anche al dettaglio, perché la scia è specifica al dettaglio. Ecco, al dettaglio. Ecco, al dettaglio. È ancora attiva. È attiva, allora la vendita di Grissini viene fatta solo all'ingrosso. Allora noi prendiamo i Grissini, li diamo al centro spesa, avendo un margine di guadagno. Ma più alto? Avete un margine più alto che venderli a Camon? Noi diciamo, io vendo, mettiamo il costo di Grissino è un euro, che ci costa a noi, glielo diamo a chi? Quanto? Dico un euro per fare un esempio. No. Sono 4,95 euro al pacchetto, giusto? Ecco, okay. Diciamo le cose come. Ecco, sto facendo degli esempi, sto facendo, ecco, 4,95. Ecco, ma alla vendita non è che quello che ci costa a noi. Che ci costa a noi dal panificio. Costa noi 4,95 euro. No, questo lo vendiamo. Beh, allora non è molto informato, non è molto. Alla vendita al pubblico è 4,95. Noi li prendiamo a 4 euro o meno. Eh? Meno di 4 euro. Sì, ci costa circa 4 euro, ci costa. Poi, prima dici 4,95, adesso dici 4 euro. Eccoci, allora. Hai ragione. Eccoci, allora. Ecco. Allora, noi facendo così diamo la facoltà all'esercente di venderci, di fare. Noi prendiamo dal panificio e li giriamo al negozio, perché là non si poteva fare, non possiamo noi fare dei come si chiama, dei scontrini. Questo è qualcosa che mi hanno detto a me, è per quello che abbiamo deciso di fare la vendita all'ingrosso, così almeno se siamo più sicuri non abbiamo incombenze fiscali e quant'altro. Se fino a giugno sono stati fatti, si potevano vendere, cioè qual è la motivazione, come mai c'è in questo in 3 mesi non si può più, ci sarà una motivazione, un documento scritto dove... Scusa, visto che c'è qua il presidente della società... No, se vale per gli altri vale anche per lui, il pubblico non parla. Questo è il presidente che gestisce Camon. Sta chiedendo il permesso, l'abbiamo convocato noi il consiglio e quindi se mai glielo diamo noi. Scusa. Ma guardi che lei è minoranza, lei faccia la minoranza. Allora, ci vuol mandare in minoranza, ci vuol mandare. No, ascoltami bene, sta calmo che stiamo solo discutendo. Allora ti dico che tu hai scritto che è un'interrogazione. Sì. Non è un'interrogazione ma una convocazione di consiglio in base all'articolo 14 e se allora vuoi mettere i puntini vai a leggerti l'articolo 14, nulla cambia, nulla... Questa è un'interrogazione questa qua? No, ce l'ho qua, quella che ho mandato, allora te la leggo.
Con la presente, i sottoscritti consiglieri comunali Teodoro Pietroboni e Nadia Ghensi chiedono la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno. E l'articolo 14 ti dice che tu in 20 giorni devi convocare il Consiglio Comunale, se no ci pensa il prefetto. L'hai fatto, ma certo. Però non è un'interrogazione, perché l'interrogazione ha il tempo di più. Allora, se vogliamo parlare di italiano, parliamo in italiano. Dettaglio, prego. Sì, sì, ma l'abbiamo trattata come una richiesta di convocazione. L'abbiamo trattata come tale. Vabbè. Scusa, io le leggo qua. Ecco. Siccome l'oggetto della richiesta era comunque, può darsi che io abbia formulato in maniera impropria, ma è comunque una domanda quella che c'è qua. Verifica stato attuazione della convenzione. Sì, ma guarda che non ho niente, anzi, non ho niente né che se hai scritto interrogazione, perché sì, io leggo qua qualcosa di no, perché tu mi tutte le volte mi dici che non capiamo l'italiano, allora ho dovuto puntualizzare. Quindi se sono io che convoco il consiglio, decido io chi parla o non parla. Ma stai scherzando? Fai una mozione consigliare, che la votiamo, vediamo chi comanda, chi comanda, lui comandiamo il segretario. Ma adesso stiamo andando fuori del seminato qua. Facciamo una consigliere. Ma molto semplicemente, scusate. Può darsi che l'oggetto dell'ordine del giorno mi assumo io la responsabilità di aver scritto interrogazione, però è stata trattata come una richiesta di convocazione ai sensi dell'articolo 14, tant'è vero che abbiamo rispettato i 20 giorni. Siccome quando si convoca un consiglio si convoca per adottare una deliberazione generalmente. Quindi l'articolo 14 dice anche che chi richiede deve presentare il testo, diciamo, della deliberazione. In questo caso non c'è una deliberazione da assumere, perché semplicemente il contenuto della richiesta è: vogliamo trattare un argomento, vogliamo avere informazioni. Quindi se vogliamo disquisire è comunque una domanda, sinonimo di interrogazione in questo caso in maniera a tecnica, perché l'interrogazione sostanzialmente comunque coincidono. Il fatto però che ci sia una richiesta di convocazione non significa che chi ha fatto la richiesta ha convocato la riunione. La convocazione del consiglio è stata fatta ancora dal sindaco, ovviamente, perché questo gli compete la norma. Sugli interventi da parte del pubblico o da parte di altri soggetti nel Consiglio Comunale, anche questi sono disciplinati dal regolamento. Quindi il sindaco ovviamente è il presidente del Consiglio Comunale, può decidere quello che vuole sostanzialmente. Diciamo che formalmente, se nella seduta era prevista la comunicazione di organi terzi, come in questo caso del presidente della società, forse era meglio che noi lo dicessimo anche prima, questo per una questione di trasparenza, nel senso che almeno uno chi partecipa alla discussione è preparato in un caso di sentire semplicemente delle comunicazioni o delle risposte, nell'altro di partecipare a un dibattito anche con la società partecipata piuttosto che altri soggetti e quant'altro. Generalmente il pubblico non dovrebbe intervenire nella discussione del Consiglio Comunale, tant'è vero che voi vi siete dati una regola all'inizio di questo mandato, se non ricordo male, di dire che gli interventi del pubblico sarebbero stati riservati al termine della seduta consigliare, questo mi sembra di ricordare, altrimenti se facciamo del Consiglio Comunale un dibattito anche con la partecipazione diretta del pubblico, diventa anche un po' ingestibile come seduta assembleare, questo mi sento di osservare. Poi formalmente si possono fare tutte le scelte che si vogliono, anche la discussione che è stata fatta all'inizio allora non era proprio pertinente rispetto a quella che era la seduta di oggi, se vogliamo essere chiari. Aspetta, ancora Teodoro. Come ti ripeto, adesso la spiegazione del segretario è chiara. Il mio intervento era perché è stato negato di parlare a uno e in questo caso mi rappresenta. Se poi voi mi dite
come ha detto il segretario giustamente, che era previsto, anche se non me l'avete detto, va bene, non lasciamo parlare, però ecco, è questione di parità. Se non può parlare uno non può, è pubblico, però se voi mi dite no, lui è il presidente, ma va bene, cioè non c'è problema. No, va bene così, non parla né uno né l'altro, dopo consiglio faremo la questione. In che modo questa maggioranza ha deciso di vendere all'ingrosso perché è meno problematica del dettaglio, anche perché mi sembra che la stanza che abbiamo messa a disposizione non è diciamo consona al dettaglio, perché non possiamo tenere i grissini lì così, ma così mi hanno detto a me, dopo non so se è vero o se è male, questo non lo so. Ok, e altra cosa, la sera, cioè non so se ci sono dei problemi di sicurezza adesso a frequentare quel luogo, perché la sera, della serata in ricordo del carissimo Luigi Antonioni, la gente che era al rinfresco fuori, so che non poteva entrare, o se entrava doveva essere accompagnata. Chiedo motivi di sicurezza, perché se fino, come io, è in questo che dico, io vorrei, ma molto serenamente, siccome cioè, sembra di buttare del marcio sulle persone che hanno gestito prima, se fino alla gestione dell'altro presidente della Monoservice, cioè la gente poteva frequentare il luogo, poteva entrare, poteva, come mai adesso, in questo momento, cos'è cambiato? Cioè se è cambiata il discorso sulla responsabilità della sicurezza, se non lo so, cioè sono queste cose che mi piacerebbe anche sapere, cioè cos'è cambiato. Ma quella sera lì del ricordo dell'amico Luigi, ero presente anch'io, e ho visto gente che andava dentro e veniva dalle stanze. E non è che io le accompagnavo, perché ero fuori e vedevo. Perciò se qualcuno aveva dei quei problemi, bastava chiedermi, che ero lì, e diceva ma si può entrare o no, le avrei detto di sì. Non mi sembra che ci sia un cartello vietato l'ingresso, non mi sembra. Così, quella sera, era così. Io ho visto gente entrare, questo ero presente, sì, le ho viste entrare. Dopo, però, se qualcuno non ha voluto entrare per fare le polemiche, questo è un altro discorso. È stato accennato, cioè poi come dico, Romano, come ti ho detto, noi siamo qua, ma molto serenamente, nel senso che giustamente la gente ci ha chiesto, noi abbiamo preso l'incarico di portare questa discussione, ma sereni, nel senso per riuscire a capire un po' tutti qual è la gestione attuale, quale sarà la futura, e appunto si era cambiato qualcosa, perché alcune persone ci hanno riferito questa cosa, quindi ho detto discorso di trasparenza, abbiamo detto che saremmo stati gli amministratori di tutti i cittadini, e anche se siamo dalla parte di qua, noi un obbligo, un dovere di risposta a chi ci ha chiesto di chiedere, dobbiamo darlo. Ecco, era questo. Voi fate il vostro mestiere, il nostro è rispondere alle vostre richieste. Ecco, io come la risposta che ti ho dato è quella che quella sera di Luigi Antonioni ero presente anch'io là al rinfresco e vedevo la gente entrare nel salone, dopo che siano andati ai telai o che erano lì nel primo salone o così, questo non è che stia lì a controllare dove vanno la gente, però che entravano e uscivano diverse persone, sono entrate e sono uscite da Camon, questo l'ho visto anch'io. Dopo che se il Romano è entrato e il Piero non è fatto entrare, questo non lo so, me lo dicevate e avrei preso posizione. Lo sto dicendo sì, stasera, sì, perché mi hanno detto, sì, cioè, sì, che ci sono stati problemi che dicevano, sì, che insomma per problemi di sicurezza. Ecco, per questo che dico, se non c'era un'assicurazione prima, se adesso c'è, ecco questo. Ecco, l'assicurazione stiamo facendo, anche lì con un po' di problematiche, però adesso siamo, ecco, però a questo punto passo la parola a Gianfranco, che è lui che sta seguendo tutte queste motivazioni. Sì, per quanto riguarda l'assicurazione, il problema è dovuto al fatto che è assicurata la struttura ma non l'attività interna, perché mancava il codice CID che stiamo ottenendo.
con il codice, sì, col codice unico per partecipare alle gare noi possiamo attivare Barocca e fare l'assicurazione interna. Quella sera lì penso che fosse solo normato di dire attenzione che chi entra non c'era assicurazione, quindi i bagni sicuramente erano a disposizione della popolazione, poteva entrare chi voleva. Chiaramente non c'era libertà, penso, di girare tutto l'edificio. Penso che fosse questo che sia stato dato, questa indicazione quella sera lì. Per quanto riguarda il discorso economico di gestione della struttura, noi abbiamo iniziato con il CIA di Mano Servis la verifica di tutti i conti, chiaramente. Abbiamo trovato una situazione chiaramente finanziaria abbastanza deficitaria. Siamo intervenuti subito, abbiamo onorato i vari pagamenti che c'erano ancora in essere da fare. Quello che posso dirvi è che abbiamo fatto il conteggio di cosa costa la struttura così com'era adesso. Siamo oltre i 40.000 euro all'anno di costi. Il comune tutti gli anni ci sta mettendo circa 20.000 euro di tasca propria con la cottura dei pannelli fotovoltaici, con tanto i ricavi vanno tutti a Camon. Chiaramente gli altri soldi vanno trovati da finanziamenti di bandi o di corsi, perché altrimenti la struttura così com'è non è sostenibile finanziariamente. Quindi noi siamo impegnati per cercare di riuscire attraverso il colloquio con il CARDO, Comunità Montana, con tutti gli enti che partecipano al progetto Camon, di riuscire a avere più bandi possibili da portare all'interno. Quindi nessuno vuole che Camon rimanga lì, che non sia sfruttato come prima, che non ci siano attività culturali, anzi si vuole incentivare queste attività, però chiaramente si vuole rendere la struttura sostenibile. Ok, ecco, cioè io mi auguro che veramente questa struttura resti e continui, perché anche adesso so che è chiusa in questo periodo, la custode non c'è più, vabbè, spero che sia un momento di così di attesa per vedere, me lo auguro, perché veramente ci sono stati dentro 3 anni di lavoro. Anche l'ultimo progetto che è stato fatto, quello presentato, che appunto Romano c'era, quindi abbiamo chiesto i numeri, hanno lavorato le attività di Monna, hanno affittato stanze, i monnesi, le donne dei figli, perché va al di là. Poi io sono una di quelle che quando tu vedi quello che nasce dalle mani di queste persone, magari forse Romano ha ragione, dice un comune deve anche risparmiare, lui mi ha conosciuto che persona sono, io sono forse passo un po' più, mi lascio prendere un po' più dalle cose che vengono dal cuore, magari dico anche se ci perdo qualcosa, però i lavori usciti, le soddisfazioni di vedere ragazzi che arrivano dall'università di tanti paesi diversi, di culture diverse, che il nome di Monna è stato portato veramente fuori, e allora anche se ci perdo veramente, vabbè, non i 50.000 euro, però ho visto che nell'ultimo progetto fatto col CARD, fatto con Regione Lombardia, se si mettono giù un attimo le cose, i soldi si trovano, ci sono, ecco, non è, si riesce anche quasi a autofinanziare, perché come sappiamo un'attività, un centro non è che in 6 mesi parti e fatta, sapevamo benissimo che ci voleva del tempo prima che la cosa si avviasse. Adesso mi sembrava che vi ringrazio per il lavoro che è stato fatto fino anche adesso, quindi anche in questi ultimi 2 anni, ma io mi auguro veramente che continui ad andare avanti in questa direzione, che non diventi una casa chiusa, una casa privatizzata, perché veramente, perché me l'ha detto Marco Lazzarini, ne abbiamo parlato, lui è stato uno dei fondatori, perché è andato lui in Regione Lombardia quando ha preso il finanziamento dal 2018 per il motivo per cui è nata questa casa, con quale finalità. E io mi auguro veramente che resti veramente la casa della comunità e che non si pensi che diventi magari un albergo, una struttura, anche solamente per quello che i monnesi hanno dato, perché hanno dentro, oltre
a chi ha lavorato in quella casa, ma anche gli affetti, perché tante persone hanno donato le loro cose e hanno dentro gli affetti, visto che si parla anche di tradizioni, di tante cose, ricordiamoci forse anche questo, il cucchiaino che c'è dentro non è stato preso all'ingrosso, non è stato preso, ma è stato donato forse da persone che quando li riguardano si ricordano forse dei loro nomi. Allora, questione custode. A custode il contratto scadeva il 17 settembre o 19, solo non so bene il giorno. L'amministrazione ha chiesto, diciamo, gli interlocutori Cardo e la Spiga, mi sembra quello lì, se c'erano delle attività in essere da ottobre a dicembre, e ci hanno detto di no, però l'amministrazione ha detto che se c'era una cosa che venivano, cosa urgente, che venivano a Camon a soggiornare degli artisti, avevano avuto la disponibilità di aprire. Stiamo facendo un bando che verrà attivato, non so, verso le prime dell'anno. Sì, no? Gennaio, ecco. Sì, stiamo praticamente cercando, vedremo se riuscire a fare questo bando, come diceva il sindaco, di assumere in futuro l'eventuale custode, perché dobbiamo, prima cosa, questi mesi qua, come diceva il sindaco, Camon è assolutamente aperto, è a disposizione, come le donne dei fili lo utilizzano il mercoledì e altre giornate se fanno la richiesta. Se ci saranno degli artisti, saranno ospitati, sarà nostra cura provvedere al discorso gestionale delle stanze, e nessuno ha detto che verrà chiuso. Ok, noi stiamo facendo i conti per vedere effettivamente di rendere sostenibile la struttura. Nulla vieta che verrà fatto eventualmente un bando pubblico per assunzione di un personale, che chiunque può partecipare. Tutto qua. Questo bando sarà più strutturato di quello di precedenza. Ecco, adesso non siamo qua, diciamo, a dire delle cose che poi magari andremo a cambiare durante il proseguo dei lavori, però ecco, il bando ci sarà. Ho detto al mio gruppo che i 15.000 ci saranno sempre per Camon, però giustamente, come dicevo prima nell'intervento di prima, se ce ne spendiamo solo 10, per noi è meglio. Ecco, però i 15.000 ci saranno sempre a Camon, perché giustamente la cultura non è business, ma è farsi vedere e crescere, diciamo, a livello, diciamo, di pubblicità per il paese. Questo lo posso dire e garantire fino a che sarò io, dopo dagli anni che verranno se sarà qualcun altro. Ok, grazie, mi ecco. Fa piacere sentire questo, che effettivamente c'è chi continua a restare la casa della comunità, che non venga, cioè che non diventi, cioè è nata per quello, e speriamo, appunto, ci auguriamo che continui con quello scopo. Prima di passare la parola a Trotti, volevo dire l'ultima cosa, che questa amministrazione ha detto anche in un consiglio, mi sembra, precedente, che tutti i monnesi che vogliono andare a Camon possono entrare gratuitamente, perciò più di così non possiamo fare. Uno vuole andare a, non so, a fare la festa del compleanno, a fare la festa del sessantesimo di matrimonio o quant'altro, la struttura sarà aperta. Sì, a proposito, per chi desidera utilizzare Camon, cittadino di Mono chiaramente, come diceva giustamente il sindaco, sarà a titolo gratuito. Noi pubblicheremo sul sito sia di Camon che della Mono Service, e anche qui in comune ci sarà il cartaceo, va solamente compilata la richiesta firmata e scritta indicando l'orario che si desidera utilizzare la struttura, in modo, anche perché a livello assicurativo e tassativo, sapere sempre chi c'è all'interno. L'ultima cosa, perché mi ero dimenticata, non so se è stata una dimenticanza o cosa, effettivamente anche lì delle persone non hanno saputo che c'era quell'evento, perché non è stato messo la locandina sull'info comune, quella dell'evento che c'è stata, della presentazione dei lavori dei ragazzi universitari.
Non so se è stata una dimenticanza, se cos'è stato, però può succedere, per carità. Dopo, se voi mi dite, visto che a me piace la tecnologia medicinale, se due giorni prima vedi che abbiamo già pubblicato qualcosa, chiamaci volentieri, perché è quel discorso proprio che dico, sembrava che cioè, non volevamo i monnesi dentro là, perché non è stata pubblicata né su Facebook né sul gruppo comune. No. Come vedi, sono io che pubblica. E il pubblico in diretta praticamente, questa locandina io non l'ho mai ricevuta, altrimenti sicuramente l'avrei pubblicata al 100%. Ok, allora io mi prenderò l'impegno di girare tutto quello che mi arriva sotto, non c'è problema. Sott'occhio. Al sindaco è stato annunciato 3 ore prima, solo non sapevo neanche, solo non sei neanche venuto, 3 ore prima, mi hanno detto guarda che sei invitato a Camon, 3 ore prima. Passo la parola all'Angelo Trotti che voleva fare un commento. Allora, visto volentieri che avete abbandonato il discorso supermercato, vorrei tornare indietro un momentino anch'io sull'argomento Camon, perché anche da esterno io sono stato uno che ha seguito la formazione di Camon, perché è partita con l'allora sindaco Roberto, che è andato a casa anche il figlio, e col responsabile della carica Troncati. E siccome io bazzicavo, faccio ancora qualcosina anche adesso, però prima molto di più, alcuni ambienti culturali, sia nel bresciano che anche nella bergamasca, mi venivano passati gli incartamenti in modo da vedere, poter dare un parere. La cosa poi quest'estate l'ho riferita anche nell'incontro con i responsabili culturali di Camon, Cardo e Roba Paria, erano presenti anche alcuni di loro, dove ho rimarcato un fatto che, o come ho detto anche allora, non so se avevo letto bene le carte o lette male, però io credo di averle lette abbastanza bene, anche se erano tante, dove veniva invitata l'amministrazione a creare questo centro culturale, e visto che noi esperienze più di tanto non ne avevamo, avere la possibilità di avere un apporto esterno da persone che già avevano in mano situazioni come questa. E la cosa ha cominciato ad andare avanti, però nello stesso tempo, se si andava a leggere, chi l'ha letto sicuramente ha letto meglio di me, l'indirizzo era quello, una volta fatta l'esperienza, una volta fatto le ossa, come usiamo dire, la cosa dovrebbe essere stata gestita in proprio da noi stessi. Tant'è vero che io, con le associazioni che ancora adesso collaboro qualche volta, tipo Camon, con altre definizioni, con altre intitolazioni, sono tutte associazioni gestite privatamente. Ve lo posso garantire, almeno da quello che ho, almeno alcuni contatti adesso. Alcune sono gestite, per esempio, dall'associazione sportiva, pochissima alla Proloco, per il semplice fatto che la Proloco, se vuole lavorare, ha già lavoro fin sopra i capelli, ci sono addirittura paesi dove si fanno 2 o 3 manifestazioni al giorno, quindi non è che si voglia mettere da parte. Un'associazione della Bassa, con la quale ho collaborato prima, aveva affidato a questa associazione la compagnia teatrale del paese. Per esempio Brescia, una di queste attività viene affidata al Teatro Giovani, la chiamano così, con quelli sono in contatto anche ora di adesso. Quindi noi adesso abbiamo ritenuto, non dico che siamo diventati dei maestri, perché io non ho mai collaborato, però bene o male un po' di esperienza l'abbiamo, e quindi noi abbiamo ritenuto opportuno prendere in mano la situazione. Un'altra cosa poi importantissima, che col volontariato, almeno da quello che ho visto in giro, le cose normalmente vanno in pareggio, anche se poi ci sono delle difficoltà che normalmente poi, come si diceva prima, visto che la società fatta anche con Comune Service non è stata fatta con i privati, perché se poi si va in perdita i soci devono ripianare la cosa, semmai c'è sempre l'ombra dell'amministrazione che riesce a coprire tutto. Noi abbiamo
comunque ritenuto opportuno di avere un momentino anche di pausa per ragionare su queste cose, perché c'è stato il cambio di amministrazioni, con la comunità montana i contatti sono quelli che sono, adesso hanno anche loro i loro organismi pronti, noi vorremmo incontrare tutte queste persone per vedere la disponibilità, perché è stata creata pensando anche di avere l'aiuto di tutti quanti, almeno le promesse c'erano, noi ci dovremmo dar da fare per organizzare o per andare a palpare nelle varie iniziative, se ci sono dei bandi sulle quali poter lavorare, e le cose poi pian pianino andranno avanti, perché da, posso dire addirittura prima ancora delle elezioni comunali a Monno, noi tutte le volte abbiamo sempre avuto più di un'ora o due la parola di Camona, adesso veramente dobbiamo finire almeno fino a Natale, piantiamola, adesso vediamo di ragionare un momentino quello che possiamo fare, perché quello che è stato fatto, ve lo posso garantire, anche chi ha fatto quei quattro conti ha veramente lavorato solo, perché andare a ravanare e cercare anche su cifre passate non è che sia poi così facile, poi tanto è vero anche che non sia poi nemmeno tanto educato, perché molte volte anche le gestioni fatte, come gestite bene o gestite male, meritano rispetto tranquillamente. Di conseguenza noi ci siamo mossi con piedi un momentino cauti su tutto quanto, noi abbiamo adesso un resoconto ben preciso. Personalmente abbiamo ancora ritenuto che se non ci sarà collaborazione privata di qualche associazione, la cosa sicuramente non sarà gestibile, perché se noi andiamo come avevamo immaginato di fare una riunione alla fine dell'anno per chiedere un parere anche alla popolazione con le cifre belle precise, e se noi andiamo a dire che il nuovo Camon ci costa 40 e passa mila euro, io quella sera lì vorrei stare a casa, perché le sguanze io mi fanno le sterose da nessuno. Questo va detto tranquillamente, che poi la cultura sia importante, nessuno lo discute, ma anche la cultura ha dei prezzi, perché noi per pagare tutto questo dobbiamo andare a un momentino graffiare tutti quei capitoli di spesa importantissimi anche che ci sono, e che non li sto a elencare perché li posto tranquillamente, quando ci sarà il bilancio lo si porta tranquillamente a vedere, perché per avere delle risorse, per esempio i 15.000 euro che abbiamo dall'energia dai pannelli, noi li potevamo tranquillamente usare per fare una strada, li abbiamo messi lì perché è stato ritenuto da tutti, e lo riteniamo anche noi, che da un punto di vista culturale la spesa era importante, anzi si potrebbe anche aumentare, tant'è vero che abbiamo già programmato di inserire le centrali che andremo a recuperare, quello, almeno quello che possiamo fare. Questo è un po' il nostro intento. Camon, se è possibile, è una delle cose belle fatte, perché veramente si è portato anche in giro, e ne ho sentito parlare anche delle associazioni con le quali qualche volta ancora qualche collaborazione, prima ne avevo una in più, però siamo diventati tutti un po' vecchiotti, e poi anche gli anni cominciano a pesare, sapete come sono le cose. Io comunque quest'estate ho avuto un incontro ancora nella Bergamasca con una di queste associazioni tipo la nostra, e gli hanno chiesto dei lumi perché li hanno sentiti parlare e si poteva anche collaborare. Vi faccio un altro esempio, io ho avuto delle richieste di fare degli incontri, delle serate, però ho fatto i calcoli e queste spese non sapevo a chi caricarle sulla schiena, e questo è il problema, perché organizzare manifestazioni è semplicissimo, è importante avere le palanche. Io vi posso garantire che ho avuto due o tre richieste. Una addirittura era stata fatta in un comune un momentino più su, però le cose le abbiamo lasciate ferme proprio per il motivo dei costi. Abbiamo voluto rispettare, almeno vedere come andavano a finire le cose per poter svilupparle. Comunque, ecco, l'intento nostro è quello di continuare e di vedere di reperire le risorse, quelle che ci saranno, e poi vedremo il da parte. Ecco, la nada vuole... Sono contenta, Nadia, che abbiamo una cosa in comune, quella della cultura, nel senso che
ho condiviso molto, e io personalmente, ma anche il mio gruppo, questo discorso, nel senso che quando Teodoro parlava di costi e benefici, purtroppo la cultura, purtroppo diciamo, non dà guadagno, dà solo, cioè solo, non è la parola corretta, dà comunque un'immagine e un introito sull'indotto che in questo momento Camonna non è qualcosa che può guadagnare, è qualcosa, un contenitore dove si fa cultura e dove il paese può crescere. L'immagine che Camonna può dare al comune sicuramente, come dicevi tu prima, si riversa su quello che è l'albergatore che vede i ragazzi appunto ospitati, il ristorante, il centro che comunque vende il panino, la brioche piuttosto che il barettino, il conoscere comunque il paese nella realtà che è. Io sono sincera, non conoscevo la realtà di Camon fino a quando sono arrivata qui. È una bellissima realtà, devo dire veramente grazie a Germano e a Gianfranco perché hanno fatto un lavoro immane, veramente, su quello che è stato mettere, diciamo, un pochino più legale e usufruibile la struttura, che sì, certo, l'abbiamo utilizzata fino adesso, è sempre andato bene, cioè nel senso nessuno si è fatto male, non sono scoppiate bombe nucleari ed è andato tutto bene, ma visto che la possibilità di mettere e di normare certe situazioni c'è, secondo me un periodo di pausa, che sono questi mesi e che sono anche stati molto concitati e ci saranno sia adesso che andando avanti, secondo me è una cosa molto importante ed è un passo che sinceramente bisognava fare. Capire la direzione che Camon vuole prendere sicuramente è molto importante perché bisogna valutare i bandi. Dobbiamo capire se siamo in grado di fare questi bandi e di supportarli, perché ne parlavo con Riccardo, ci sono dei bandi europei molto importanti, molto grossi e impegnativi. E sinceramente sono belli, sono veramente belli, li facciamo, li faremo, faremo queste domande, speriamo di riuscire a portarli a casa e anche a gestirli. Come gestirli? Come costi, tu dicevi l'ultimo ha permesso di uscire pari con le spese, Nadia no, ti dico di no, non siamo usciti pari con le spese. Purtroppo lo sappiamo benissimo, magari uscire pari con le spese in questi bandi purtroppo è difficile. Il, diciamo, quel guadagno, quella cosa che potrebbe permettere, dove era stato studiato, di arrivare alla pari e far camminare Camon da sola, era la foresteria. Attualmente sinceramente la foresteria non può soddisfare le spese attuali di Camon. Per questo forse è anche stato un pochino agganciato Camon a Monoservice, che può gestire le centraline e riversare qualcosa su questa gestione e coprire i costi di Camon. Camon come funziona? Funziona, e questo per me è motivo di orgoglio, veramente. Di orgoglio perché io ho visto le donne dei fili, i volontari, che cioè, veramente io non lo so, probabilmente viviamo in un'isola felice, in un paese bellissimo dove tutti si danno una mano, e io ringrazio, cioè veramente grazie alle persone che si sono impegnate. Un grazie anche a Giacinta che veramente fino a poco
tempo fa era la nostra custode, ha creduto in Camon, e Camon è anche un pezzo di lei, come un pezzo di tutti i monnesi. Ma di lei, io devo dire, è stata veramente brava, perché comunque ha dato qualcosa veramente di suo, di personale. E vorrei ribadire questa cosa: non è che finito il rapporto noi abbiamo detto non vogliamo più Giacinta, perché purtroppo questo è quello che è uscito in paese, è quello che la gente ha detto. Cioè, io mi scuso, faccio il tuo nome, non mi piace fare il nome durante il consiglio comunale perché non lo trovo giusto, però vabbè, ormai è andata. Non è stata una cosa personale, è stato semplicemente la fine di un contratto e il ragazzi, adesso prendiamoci un pochino di tempo, come diceva Gianfranco, per cercare di capire come gestire una persona all'interno di una struttura così. Allora, sono necessarie fare 5 ore in questo giorno? È necessario fare una continuità di una persona tutti i giorni? Ci stiamo pensando, come diceva Gianfranco prima, non è di lungo, per cui sulle cose stiamo valutando questa situazione. Non è assolutamente stata dell'intenzione dell'amministrazione cacciare, come qualcuno mi ha detto, la custode da Camon. E questo volevo ribadirlo. Per cui, ecco, io un'altra volta ringrazio Giacinta, ringrazierò e non finirò mai di ringraziare i volontari che anche adesso si stanno preparando per, diciamo, la raccolta delle patate il 12 ottobre, poi abbiamo l'altra manifestazione con le donne del filo il 20 ottobre, che faranno che è una manifestazione col filo e del pane. E io devo dire che sono molto soddisfatta di essere e di aver avuto l'opportunità di fare l'amministrazione in un paese dove il volontariato è ancora molto sentito. Non so, Nadia, se hai qualcosa, qualche domanda in merito? No, ecco, non ho domande, no, ecco, sì, magari se avevamo i numeri, io non ci ho pensato, se li vedi tu, appunto dell'ultimo evento che è stato organizzato, perché da quello che avevo sentito il comune in questo non aveva messo, cioè, dopo non so se le spese adesso dovevano rendicontare il tutto, sì. Però da quello che mi avevano detto non, forse cioè, erano state pagate o potevano essere pagate anche le donne dei figli, cioè da quello che i numeri che hanno detto a me, cioè che qui il comune non, cioè non, per quello che dico davvero, cioè quello che ha detto Trotti, il discorso ha detto torna ancora un po' quello che dicevo io delle associazioni, cioè un'associazione, ha detto Cardo, un'associazione Spicca, sono gli unici enti che riescono appunto ad accedere a dei bandi, quindi perché la Monno Service non penso possa, poi cioè, allora, informiamoci bene, cioè, vediamo, perché secondo me non sottovalutiamo anche questa, magari questa opportunità, vero che dici metterlo nel privato, rischi che il privato ci va di mezzo di suo, ma io come associazione posso accedere ai bandi, quindi ho una garanzia, perché vediamo, cioè i bandi, cioè i soldi che sono arrivati a Camon, è sempre stato per il momento, perché progetto Mani Mulieri, io parlo perché alcuni li ho vissuti, quindi progetto, cioè partito progetto Mani Mulieri, anche in quel progetto lì, erano comunque soldi arrivati dall'associazione, un'associazione che ha richiesto dal Cardo, sì, e anche quella volta lì il comune non era andato bene, quindi vabbè, forse poi dipenderà dai soldi che uno riesce a reperire, dalle cose, però non mettiamo, magari non accantoniamo, magari anche questa opportunità che può esserci.
Allora, sul fatto delle associazioni, sì è vero, Monoservice non può, essendo una società in house, partecipare ai bandi, però abbiamo un partenariato con il Cardo e c'è, io li ho sentiti, cosa sono, 10-15 giorni fa, e comunque questo partenariato è una cosa che comunque continua, per cui diciamo, la Monoservice non è un ostacolo in questo senso, per questo. Poi un'altra cosa sulla contabilità dell'ultimo bando, non è ancora stato rendicontato completamente, per cui non ti so dire, ti posso dire che sono state messe dentro alcune, diciamo, alcune voci per essere pagate le donne dei fili. Di queste, come è successo in altri bandi, così mi diceva la Turetti, ecco, per cui prendetelo con le pinze perché i conti non li abbiamo ancora in mano, alcune hanno deciso di essere pagate, alcune maestre hanno deciso di essere pagate, altre invece, come ti dicevo, hanno fatto tutto come volontariato. Il costo non te lo so dire. Te lo farò avere quando eventualmente mi fa la rendicontazione definitiva la Turetti. Però ecco, per me l'importante sarebbe quello che se fare il bando mi costa 2000 euro, mi rientra almeno il costo dei 2000 euro, quello sicuramente sì. Poi certo, se riteniamo di fare un bando che mi costa, so che mi costa già 2000 e ne porterò a casa 1000, però ha una valenza culturale tale da giustificare questa cosa, non saremo quelli che dicono no, quello sicuramente. Posso ancora? Sì, certo. Ecco, è questo che dicevo, perché appunto l'hai detto tu, il Cardo, giustamente, sì. Come il Cardo riesce a portare a casa queste cose, ne parlavo anche con loro, meglio ancora se è un'associazione tua, in cui poi quello che guadagni ti resta, mentre il Cardo giustamente anche loro hanno le loro operatrici da pagare, hanno il suo personale, hanno, ecco, ma solo questo, quindi se si dovesse riuscire a tenere, cioè a formare qualcosa che resti comunque anche l'associazione nella comunità, ecco, senza doverci sempre, magari dover, è vero che poi presentare i bandi non è semplice, perché devi avere, ma sicuramente per Camon anche chi ha già operato fino adesso continuerà sicuramente a farlo, pur di portare a casa questo. Però Nadia, facciamo un esempio pratico, che così capiscono anche loro. Allora, io te adesso facciamo te lo propongo, facciamo un'associazione e gestiamo Camon, ok? Facciamo i bandi, facciamo tutto, alla fine dell'anno abbiamo 20.000 euro di perdita. Chi li mette? Io e te. Allora, è vero, che però dico se... No, se la per la chiarezza anche per chi ci ascolta, cioè capito, è quello il discorso che Monoservice è nata... E il comune ha detto ci mettiamo i soldi, Monoservice gestisce le centraline e quello che è del fotovoltaico viene girato su Camon. Ma penso che sia, cioè, quello che, no, io quello che sto dicendo dico, cioè è la stessa cosa, secondo me c'è, forse noi ci capiamo sul discorso, se l'associazione, se è il Cardo che o ha un altro ente che partecipa a un bando, posso partecipare anch'io, comunque il comune o la Monoservice sta andando a dare comunque 15.000, è stato detto li metteremo sempre. Ho capito, no, però... Ha detto, esatto. Sì. Qui poi sta in base, perché non penso che anche il Cardo tutti i bandi che acceda perda sempre i soldi di gestione, perché altrimenti uno chiude. Ti dico una cosa, il Cardo, ultimo bando, ha fatto la partita di giro,
la comunità montana ha dovuto mettere dei fondi perché altrimenti il Carlo avrebbe perso qualcosina su quel bando lì, per farti capire come fare, come è stato fatto per non far perdere il Carlo. La comunità montana è intervenuta e proprio per appianare alcuni conti, perché altrimenti il Cardo, facendo questa partita di giro, avrebbe perso, adesso non qua sotto mano, però avrebbe perso qualcosina, insomma. Sì, però magari sai, con i numeri in mano, sì, vedere quello che c'è, sicuramente, ecco, con i numeri, diciamo che non pensavo, ecco, di ma... che arrivassimo proprio a questa, però ecco, non scattiamo questa idea già, no, io, questo sì, però capisci che se tu parli di associazione per lasciare fuori, cioè lasciando fuori quello che è il comune, piuttosto che io te paghiamo, cioè, capito? Sì, perché però, quello è il discorso, teniamolo in considerazione, ecco. Allora, scusate, gira e rigira, ma sempre sulle palanche praticamente. Ecco, con quelli che collaboro io, normalmente le persone che vengono invitate gli pagano normalmente il viaggio, il resto è gratuito. Qui abbiamo visto invece che persone si fanno pagare. Don Giovanni Antonioli è stato molto lungo, e avete letto tutti meglio di me, dove aveva già preannunciato questo fatto, dove diceva che la comunità aveva invitato un luminare dall'America, l'aveva fatto venire in Valle Camonica. Sapete a parlare di che cosa? Del Sambuc, del Sambuco. Ecco, queste cose magari le abbiamo anche noi. Io eviterei molte volte certe spese, come abbiamo visto anche che sono fatte, perché se dobbiamo pagare delle persone in una forma, che la cultura possiamo dire quello che vogliamo, ma a volte forse va anche pesata un po' anche quella, perché tante volte le banalità, cioè è cultura anche quella, una fregatura è cultura, però io preferirei evitarla. Allora, ancora qualcuno? Teodoro? Allora, innanzitutto ringrazio perché alcune risposte sono arrivate. Una cosa ho capito, la gestione, partiamo da punti fermi, la gestione è in mano Monoservice con la convenzione. Io non sapevo che c'era la convenzione, ha citato la convenzione. Fino al 2027 mi sembra. Quindi 5 anni, 5 anni. Sia dell'amministrativa che i locali. Sì, locazione, sì. Locali, quindi ne dispone la Monoservice dei locali. La responsabilità come datore di lavoro delegato è del presidente di Monoservice. Cioè, quindi risponde della sicurezza di tutto. Mi sembra una cosa strana, però io non me la sarei assunta, perché anche perché è titolare effettivo di Monoservice del sindaco, perché il socio unico è il comune, quindi gli stabili sono del comune, non vedo perché deve risponderle il presidente di Monoservice. Perché abbiamo fatto la convenzione. Allora gli avete dato addosso a lui le competenze che dovevamo avere noi come amministratore. No, allora, dopo arriveranno sempre a me. Arriveranno sempre a me. Lì volevo arrivare. Sì, allora, sulla convenzione che è stata fatta tra Comunità Montana il 14 marzo 2022, che scade il 2026, c'è un trafiletto 26 che dice: in particolare le parti si impegnano congiuntamente, cioè le tre parti, terza pagina, alla pagina numero 2 in fondo, a individuare modalità gestionali stabili e coerenti in grado di dare sostenibilità nel tempo e i costi delle attività del centro. Cioè io penso che questa scelta l'avete presa con tutti e tre, tra tutti e tre, voi, Cardo. E difatti la Montana ci dà dei soldi a rendicontazione e il Cardo anche a lui. Sì, no, se questa scelta di dare in carico la gestione anche dei locali al presidente di Monoservi l'avete deciso con i tre enti. Certo, certo. C'era presente. Presidente Cardo, certo, e lui ci ha detto che è stata una scelta lungimirante, questa scelta detto da lui, perché Monoservi adesso coprirà
diciamo, i costi, so prima li coprivano gli altri, questo discorso, anche sia la Quota Montana e sia il Carlo sono stati ben felici che è entrata a Mono Service. Poi chiedere a Milzani che te lo dirà. Sì, allora concludendo, perché nota bene che noi non abbiamo detto che era stata gestita male, volevamo solo sapere, io l'ho detto in anticipo che io, e poi riferendomi a Rada, non ho detto ricavi, l'ho specificato bene, benefici, e i benefici sono quelli della visibilità, non i soldini che rientrano, specificando in italiano, certo, come mi ha detto, e adesso mi sono perso. I punti finali, qual era il punto finale, stavi dicendo? Il punto finale è che i soldi del fotovoltaico li utilizziamo per la gestione di Camolo. Sì. Mi è sembrato di capire, giusto? Sì, e anche vero che le cittadine sarà così, insomma. È una società Camon dove essere. Cioè, per Camon stiamo dicendo che vogliamo risparmiare, non vogliamo spendere 40.000 euro. E poi diciamo che oltre al fotovoltaico, che sono 16.000 euro, anche chi della centralina, 70.000? Qua non so, quasi si tenta di deviare la questione. Abbiamo detto che il comune dà 15.000 euro al massimo all'anno. Ma io ce li ho qua i dati. Io non è che ci vuole un genio di andare a controllare quali sono i conti. C'è qua il bilancio, sono 16.000 euro, sono 22.000 euro che il comune ha dato. Certo. Non è che ci vuole andare a scartabellare e basta. Ho detto che il nostro obiettivo, no, perché se la Mono Service in casa 100.000 euro, non è che le devi spendere tutto su Camon, 15.000 le spende su Camon, il resto le ridà al comune, i lavori. Questo discorso. Sono d'accordo con te. Questo mi sembra. Poi Lugo credo che anche chi le centraline vanno dentro lì. No. Nel senso che se ci sarà la necessità, la monoservice deve essere autosufficiente e ovviamente rispondere sempre al comune. Il comune, poi il sindaco deciderà. Dalle linee guida alla comunità, alla Camon, CDA della Camon. E quindi ecco, gestisce Mono Service. Ecco, però di già che proprio è un rammarico che ho che la minoranza non ha accettato, nonostante la nostra richiesta, e non ho capito bene la motivazione, non ha accettato di mettere dentro il suo rappresentante, perché se così fosse stato, anche una collaborazione da parte del rappresentante della minoranza, che è quello che ho sempre chiesto, che la minoranza collabori, questa era una collaborazione che potevate benissimo accettare. Ma se e non ho capito bene il motivo perché non l'avete negato. Ma l'ha detto prima, perché però ti ho detto che a me vanno bene tutti e tre, a noi vanno bene tutti e tre, quindi va bene il Germano, va bene il Paolo, va bene il Livio, a me vi vanno bene tutti. Noi volevamo solo sapere come gli indirizzi, però gli indirizzi, se mi permettete, li darà il comune, penso. Sicuramente li dà il comune, ma ripeto che comunque se avesse la minoranza avesse partecipato, sono tre mesi che stiamo sembra che la Camon sia il problema più grosso del comune, perché io mi vedo che facciamo riunioni su riunioni e soprattutto per il problema Camon. Ah, ma non per colpa nostra? No, ma però. O perché non vi avete fatto riunioni su riunioni perché non vi abbiamo detto il rappresentante nostro? No, se ci fosse stato il rappresentante, quantomeno alcune notizie ve le avrebbe passate e adesso non saremmo anche qui a spendere un sacco di tempo. Perché è chiaro che la comunità ha diritto di sapere, però
insomma, e lo fa attraverso questo. Però, eh. però noi l'unico modo che abbiamo è questo. Quindi noi chiediamo. Non è vero, se ti avevate. Non è vero, non è vero. Io sono un amministratore e ho diritto di avere da voi tutte le. Va benissimo, va benissimo. Scusate, ma no, non è. Vabbè, non sembra tanto, mi sentite voi con la voce alta. Non è perché io volevo sapere un po' su cosa di Camone. A me è stato chiesto dalle persone, quindi anche se io c'ero questa riunione e questo consiglio, avremmo dovuto comunque farlo per informare la cittadinanza, avevo capito? Sì. Cioè, non la è maggioranza perché, aveva già deciso che alla fine dell'anno avrebbe fatto una riunione pubblica e quindi spiegare un po' tutto quello che. Vieni dalla mia, se la gente mi ferma e dice noi vogliamo sapere sulla Mondo Service, anche se io ero nel CDA della Mondo Service, avrei dovuto convocarlo comunque, capito? Perché non è per noi. Adesso alcune cose le abbiamo sapute, ma era proprio per informare la popolazione che chiedeva innanzitutto da come era formata, cosa fa, cosa gestisce, e su Camon, basta, non perché noi non ci siamo messo, non avremmo fatto questo consiglio. Poi l'ha detto, l'hai detto tu, Ugo, di essere cattivi, adesso cambia. Scusa, l'hai detto te, vuoi venire a insegnare a noi come fare minoranza e poi ti tiri indietro. Posso dire una cosa, guardate, datevi del prepotente, ma adesso però basta. Adesso andiamo su qualche cosa d'altro perché non. Poi ne parleremo un'altra volta, dopo digli sono prepotente, ma adesso dire una. No, Gianni, hai ragione, andiamo su qualcosa. Ha ragione, perché bisogna dire, però se lo diceva anche il presidente il Romano prima di. Ha ragione, vabbè, hai tutte le ragioni. Ultima cosa, la minoranza ha il diritto di sapere, la maggioranza ha il dovere di spiegare. Noi siamo qua a spiegare. Adesso Trotti ha ragione, ha messo questo mascara anche fino alle 2 di notte a spiegarvi le cose e io sono disponibile. Sì, io sono disponibile. E poi Romano, te l'ho detto prima, amici come prima, certo. Mi scuso se delle volte ho usato dei toni al di sopra, però è più forte di me, cosa devo dirti? Mi scuso con tutti se ho offeso qualcuno, principal modo con Ugo, perché l'ho detto subito, ho detto ti ritengo un amico e pertanto. Permettetemi una battuta, visto che l'ha rilevato anche il Papa, che ha chiesto a tutti di fare figli, se stacchiamo un po' figli non ne facciamo più. Niente, adesso comunque va bene. Chiudiamo. È ovvio che nel rimaniamo amici. Chiudiamo il punto numero 2, la richiesta. Questo non va in votazione. Passo al punto numero 3. Approvazione della variazione alle votazioni del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex disegno di legge numero 118-2011, secondo provvedimento. Passo la parola al consigliere delegato al bilancio, Franco, grazie. Allora, noi presentiamo le variazioni come secondo provvedimento. Cominciamo con gli avanzi di amministrazione da applicare. Abbiamo una quota accantonata per copertura di lavori parziali in strada San Brizio-La Costa, pari a 47.582. Un accantonamento per l'indennità di fine mandato del sindaco di 5.097 euro. Abbiamo, dopo delle entrate previsionali in conto corrente, previste su delle maggiori entrate sulle centraline, visto l'andamento dei primi 6 mesi, la località Rassega è nostra, okay. 11.652 euro, località Iskra 120.000, la centralina CIN 20.000. Entrate in conto capitale, abbiamo un contributo statale per l'efficientamento energetico con l'abbattimento delle barriere architettoniche pari a 30.000 euro. Abbiamo un contributo regionale per le opere di sistemazione di uno smottamento vicino al nostro centro abitato, la frana sopra via Valtellina, pari a 301.000 euro. Adesso vediamo le spese che abbiamo, dobbiamo variare. Abbiamo l'indennità del sindaco,
diventa 5.005 perché è comprensiva anche dei 6 mesi del 2024, l'incremento chiaramente di IVA perché aumentando l'entrata aumenta anche l'uscita di IVA pari a 20.000, la riqualificazione di Villa Santa Maria, abbiamo degli studi di fattibilità, mettiamo a disposizione 3.000 euro. Le spese per il personale, per l'ufficio tecnico, perché abbiamo l'inserimento di una nuova persona in sostituzione del tecnico precedente che ha terminato il suo lavoro presso il comune di Monni il 30 di settembre, a tale ringrazio ancora Alex per il suo lavoro. E chiaramente questo viene finanziato dallo storno della sua quota prevista fino a fine anno, quindi va a compensare quello che rientra, 5.500. Abbiamo un trasferimento a Mono Service per Camon di 5.000 euro perché per l'abilitazione al codice CIG che dicevo prima, perché siamo seguiti chiaramente da un consulente, e per adeguamento i piani di sicurezza interni alla struttura. Per il grass estivo 2.700 euro, sistemazione dello smottamento sopra via Valtellina 297.000 euro perché 4.000 erano già previsti a bilancio precedente, trasferimento all'Unione dei Comuni di 4.000 euro per la piccola frana avuto sotto l'ischia sui tornanti per la strada verso Edolo, il frazionamento di marciapiedi 9.000 euro, il parcheggio automobili in località Santel 109.000 euro. Vogliamo predisporre per il passaggio del Giro d'Italia sulla strada vecchia del Mortirolo, mettiamo intanto 10.000 euro in modo da fare alcuni lavori che saranno oggetti di verifica da parte degli ispettori del Giro d'Italia. Trasferimento alla comunità montana per il discorso della strada di San Brito, prima 47.000 euro. Le attività iniziali della comunità energetica di Monno, che è partita come sapete tutti in questi giorni, 2.500 euro per le prime, per l'iscrizione e quant'altro, la realizzazione della nuova centralina idroelettrica in Mortirolo, località Caserme, fase progettuale 20.000 euro, per un totale di uscite di 535.000 euro, 332,98 che pareggiano le entrate. Osservazioni? Allora vabbè, i numeri sono questi, quello che c'è in evidenza, però l'ha già detto Gianfranco, sono 52.000 euro, cioè diciamo che la parte più corposa è data dalla frana sopra, è lì sopra, quella vicino a casa mia. Sì. Quella lì, sì. Ecco che sono 301.000 euro, quindi ci sono sia in entrata che, sì, che in uscita. E qui c'è già qualche progetto, qualcosa? Abbiamo già affidato la progettazione a quelli che ci hanno fatto il sopralluogo quel giorno che c'era la Regione Lombardia in visione. Adesso quei 4.000 euro che progetto, insomma, no, era diciamo quei soldi che si dà ai progettisti per fare i preventivi, sì. Dopo se si prendono i soldi avranno anche l'incarico effettivo della progettazione dell'opera. Non sono ancora sicuri sono sicuri al 100%, sì, però dico la progettazione non... No, la sta già facendo, esatto. No, sto dicendo, i 4.000 euro li aveva messi a bilancio? Prima. Sì, c'era già la progettazione. Perché la Regione Lombardia voleva prima di avere il contributo. Sì. Adesso abbiamo avuto il contributo, quei 4.000 lì, erano partite di giro, i 4.000 e... Sì, 4.000. No. Poi i 301.000 sono, diciamo, sono già accreditati al Comune, non come soldi ma come beneficio. Ma sono previsti i muri? No, abbiamo sentito quando era il progettista, che l'abbiamo incaricato qualche giorno fa, ci dirà lui, secondo lui, cosa va fatto sulla. Questo non lo so se sono terre armate, muri o boh, non lo so. No, perché poi
Non so se l'avete vista, perché c'era anche, ce n'è un'altra frana prima di arrivare giù al ponte sopra Tigre d'Osle, la strada che va su Telealine. Dentro, lì c'è una frana anche lì, io sono passato per caso, ve la segnalo. No? Ma prima o poi la Vallettina? Tigre d'Osle proprio, né? Quella che va su nelle Aline. Sì, dico prima o dopo la Vallettina. E arrivi su, a metà c'è la Vallettina, le rinfona. L'abbiamo appena sistemato, l'osteria. Vabbè, andremo a vedere. Sì, non c'è problema. Poi invece l'altra spesa, vabbè, per quanto riguarda la San Brizio, ma lì cosa viene fatto? Asfalto? No, allora, muro fino a... Ci spiego. A San Brizio, allora, la piana prima era a San Brizio e poi si scende giù, come detto prima, per arrivare ai ponti per la ciclabile, e lei viene asfaltata. Questi qua sono dei fondi che al 50% li mette il Comune di Monno, e l'altro 50%, 25% della montagna e 25% la provincia. Però la progettazione e tutto viene fatta dalla Comunità Montana. Allora lì andremo a fare l'ultimo allargamento di strada. Dopo il selciato che abbiamo fatto, lì c'è un restringimento e verrà allargata, e poi tutta la sistemazione della strada. Però asfalto momentaneamente no, perché se non so non ci riusciamo con i fondi. Perché poi c'è un altro problema, che là della Valle della Gatenaccia c'è una sorgente in un terreno privato che quando piove tanto aumenta, ed è quello che va poi a influire sulla 42. E lì si vorrebbe fare una gratta per prendere l'acqua e portarla alla Gatenaccia. E lì stanno ancora valutando i tecnici della Comunità Montana. No, perché ho chiesto per quello, perché la piana lì, cioè finisce il selciato, dove c'è la chiesetta c'è ancora selciato. Dopo la chiesetta? Ma dico, prima fra i due selciati mettere... l'asfalto a me sembra un po' perché lì è luogo bello, perché c'è la chiesa storica, se è possibile, però questo è un mio suggerimento. Sulle ciclabili ci hanno richiesto l'asfalto, se no sul pavé è un po' un casino, anche se è in salita e lì è sempre umido, è un po' un casino. Sì. Poi invece noto con piacere, ha detto anche Franco prima, che in base ai dati che emano dalle centraline stanno rendendo, vedo che quella di Iscla, pur essendo una royalty, senza spese che abbiamo noi, rende 300.000 euro alla fine, su quella di Monno, della Rasega, che sono ricavi questi, perché non sono 75.000 euro. Io so, no. Magari voi, 71 e qualcosa. La Rasega? No, è impossibile. È proprio impossibile. Quella comunale. Quella comunale Rasega, è impossibile. È impossibile in che senso? 71.000 euro. Non entrano? No. Allora avete scritto... 11.000 euro. Sì, ma la variazione adesso, ma più quella di prima in totale. Poi quella di prima. Allora, fammelo trovare, che dopo te lo dico. Allora, iniziale, stanziamento iniziale 40.000 euro, variazioni precedenti 20.000, che andiamo a 60.000, variazione positiva di adesso 11.652, totale 71.652. Quindi totale previsto in un anno? Sì, in un anno. No, pensavo adesso, dico. No, adesso 11.000. Adesso è 11.000 adesso. 11.000, dico, no, 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 dico, la rendita di un anno, sì, anche quella di Iscola non è 300.000. Certo. No, dico, no, però, pensavo di adesso, dico, no. Però, dico, quella di adesso, il 71.000, magari voi lo sapete, se quella centralina lì rende o meno, perché da qui bisogna togliere gli ammortamenti del mutuo e le spese di gestione. Sono 34.000 l'ammortamento del mutuo. 34.000? Sì. Sì, beh, comunque qualcosa rimane. Cioè, e poi siamo andati a fare questo aumento nelle entrate, e come contropartita c'è
la gestione del parcheggio su al campo sportivo. Qui inizialmente era stato detto che con poche spese veniva fatto il parcheggio, perché non c'era bisogno di fare muri, fare niente. Adesso mi trovo 150.000. 109. No, 109 più 50.000 iniziali, siamo sempre lì, in totale 159.000. Come 50.000 iniziali? Allora, anche qui andiamo a leggere nelle uscite. Allora, lavori di realizzazione di un parcheggio in Santel, iniziale 50.000, variazione attuale 109.000, totale 159.000. Io ho un progetto a 109.000 euro, 121.000 euro, ho un coso, perciò è impossibile che i 50.000, ci siano i 50.000 su là. No, abbiamo lasciato i 50.000 perché deve arrivare un finanziamento, non sappiamo se arriva completamente, dei 50.000 sono sicuri 13.000, che diventa 122 che sarà il costo effettivo finale. Okay. Quindi ecco perché trovate 159, se arrivano i 50.000 andremo a stornarli. Sì, sì, no, ma tanto è una previsione, comunque sono... No, il costo del parcheggio sarà 120.000. Sì, comunque sono 120.000 euro, sì, ecco, sì. Chiedevo sì. Se ci sono delle... No, opere. Abbiamo lasciato i 50.000 perché dovrebbero arrivare al finanziamento di 50. Però 13.000 se sono sicuri, garantiti, se arrivano i 50, sì, no. Togliere. Quello qua. Chiaro. Se c'è qualche previsione dei lavori, lavori? Io non hai ancora niente. Allora, penso che fra 20-25 giorni iniziamo. Abbiamo basta fatto solo, sopra un luogo oggi. Basta solo la deriva di giunta. Del progetto esecutivo. Ma cosa abbiamo fatto per 150? Cioè... Vi faremo vedere il progetto. Ah, ok. Ecco. Adesso, quando avremo il progetto definitivo, ve lo faremo vedere. No. In tutto modo, vi faccio una cosa dettagliata: verranno fatte delle terre, non più muri, ma delle terre armate per risparmiare. Anche lì faremo delle terre armate e sopra. Faremo... Ma ci alziamo? Sì. Dalla strada ci alziamo. Quella strada, quella che va... Adesso hai tenuto di terra le sure. Sì, allora. Quella terra lì nera, sì. Allora 10 camion di terra vanno, l'ho detto prima, che vanno al Pù di Mulì, se spegni il coso. Vanno al Pù di Mulì per fare l'area picnic. Il resto, ben fatto il tutto il sono 2.000 metri quadri di parcheggio. E poi di meno perché dobbiamo stare a 5 metri da un privato, perché sennò deve stare a distanza. Perciò 5 per 30, 150, ecco, circa 1850 metri di parcheggio. Quest'anno facciamo solo livellamento della terra, con le terre armate, blocchiamo i lavori e riprendiamo un altro anno a maggio per l'assestamento, perché se andremo a far su dei muri sulle terre armate, magari con l'assestamento si vanno a mare a spaccare i muri. Però è una cosa che andiamo a fare poco tempo. Poi vabbè, per i 10.000 euro per il passaggio del giro del Mortirolo ci trovi pienamente a favore, anzi qua vorrei spendere una lancia, anche perché noi ci prendiamo i meriti, perché giustamente, cioè voi vi prendete i meriti, però anche qua è una cosa che è partita anche già dall'amministrazione Trotti, che con la pubblicità anche nel far venire il contador eccetera, quindi diciamo, è una cosa che è partita da prima. Comunque è una cosa che ci anche questi 10.000 euro siamo totalmente favorevoli e bravo. Ti dico che non è stato facile, eh? No. Non è stato facile. Sì. Comunque, bravo. Grazie. Basta? Ah, poi vabbè. E i 180.000 euro che vedo nel bilancio di mutui sono quelli riferiti all'eventuale... Sì, dei parcheggi. Ok.
fatto della partita dell'ufficio tecnico. Continuiamo tutto il parlare. Qualche ancora osservazione? Ora metto in votazione il punto numero 3. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Ora votazione 8 favorevoli e 3 contrari. Astenuti. Immediatamente eseguibili. Ecco, facciamo l'immediata eseguitività. Chi è favorevole? All'unanimità. Adesso chiudiamo il consiglio. Adesso, se ci siamo fatti il dibattito col pubblico, se siamo ben contenti, se c'è qualche domanda da fare.